25 dicembre, Natale, e già dopo avermi fatto il suo regalo, attende il suo, ma io non gli ho regalato niente. Volete sapere come ha reagito? Se tu non ti sei degnato per il giorno di Natale, farmi un piccolo regalo, anche una rosa. Cioè, io ti ho regalato degli occhiali da sole che a te piacevano e tu non mi hai fatto niente. Ma che fidanzato sei? Vabbè, ma che c'entra? Giada, mi stai chiedendo il regalo di Natale? Cioè, non è che si chiedono ste robe. Ma io non è che ti sto chiedendo la luna. Vabbè, cioè, ma anche una rosa. Vabbè, dai. Sì, sono stato un infame. 3 anni fidanzati insieme e non le ho regalato niente. Anche perché, ragazzi, non sapevo che farle. Oh, forse sì. Stavo solamente progettando il suo regalo dei sogni, ma non gliel'avrei dato per Natale, bensì per il suo compleanno, il 10 gennaio. Giappone, portami in Giappone. Giappone. Voglio andare in Giappone. Devi portarmi in Giappone. Tanti auguri. Di farmi un regalo. Lo so che non è il tuo compleanno, apri per te. Vai. No, tu apri. La faccia di Giada era un qualcosa di incredibile, ma presto avrebbe scoperto che il regalo non le piaceva così tanto. Tutto in diretta. Mi hai chiesto per tutto l'anno di viaggiare ed ecco qui il tuo regalo, Giada. Non mi dire che è qualcosa. Tu apri. Signori, tutto in diretta, andiamo a scoprire dove Giada viaggerà. Giada, tra un giorno partirai. Tra un giorno partirai. Sto morendo, aspetta. Per le Caracas. Le avevo detto che l'avrei portata alle Caracas, una delle città più pericolose al mondo, tra criminalità e povertà. Andiamo in Venezuela. Ma che cazzo stai dicendo? È la città più pericolosa al mondo, io non ci vado. Ma che cazzo dici? Ma vattene a fanculo. Vattene. Ma che? Io non ho mai questo regalo. Giada, un viaggio di... Ma ragazzi, secondo voi era solamente uno scherzo per aggiungere un po' di piccante al sugo? Scherzo, ma secondo te, guarda. Guarda, questo è il tuo viaggio. Era il tuo vero viaggio. È uno scherzo, vai. Ragazzi, ci ha creduto. Stavolta è vero, ma secondo te ti porto alle Caracas? Sento tanto. Giada, in realtà partiremo domani. Oh! E finalmente super contentissima, stava per aprire la sua busta dove ci sarebbe stato il suo viaggio dei sogni. O forse no. Partiremo per il Sudafrica! Let's go! Ma Giada, stai scherzando? Aspetta. Ma che cazzo è? Giada! Ci siamo andati 3 volte, ma quando sei fuso! La reazione di Giada era spropositata, anche perché nell'ultimo anno eravamo andati 4 volte in Africa. Quando aveva scoperto che per il suo compleanno l'avrei riportata in Africa, regà, era smattata. Non ce la faccio più! Giada. No! Giada, l'Africa è bellissima, eh. Dimmi se si può andare 3-4 volte in un anno in Africa! Basta! Il cibo fa schifo! Tutto fa schifo! Ma l'Africa è bellissima! Ma che stai dicendo? Ma ragazzi, Crazy Mad, secondo voi non mette del geniale anche in un regalo del genere? Anche la seconda busta era uno scherzo! Giada! Qui c'è il tuo vero regalo. No, stavolta è vero. Guarda, Giada, la busta è diversa. È vera. Giada, questo qui. Aspetta, è uguale a quella di poco fa. No, non è uguale a quella di poco fa. Dai, voglio! Non è uno scherzo, stavolta no, Giada. Fidati di me. Dai, Giada. Quella davanti a te è una vera e propria carta d'imbarco con destinazione da scoprire. Gratta! Giada, questa volta non è uno scherzo, perché tra 24 ore partiremo per Tokyo!
Tokyo, Kyoto, Osaka, Hiroshima. Il Giappone, la meta dei sogni di Giada da oltre 3 anni. Da quando ci siamo fidanzati non faceva altro che chiedermelo e finalmente ci saremmo andati. Le avrei fatti visitare i posti più belli del Giappone in 12 giorni diversi. Regà, era felicissima. Una cosa però adesso è sicura: non abbiamo tempo per stare fermi. Andiamo a preparare subito le valigie. No, Come no? Eh? Non ho fatto le valigie. Devo comprare alcune cose. Giada, ti devi muovere tra le 20 ore. 20 ore. Ma come non vengo? E così, dopo aver salutato Joy, dopo aver fatto 2 valigie al volo, siamo partiti per il lungo viaggio. Avremmo dovuto cambiare 3 diversi aerei. Per prima cosa avremmo dovuto fare Palermo-Roma. Dopodiché da Roma saremmo dovuti andare in Cina, a Shanghai. E dopodiché avremmo preso il volo finale per Tokyo. E ci siamo ufficialmente arrivati a Roma. No, raga, non vedo l'ora di partire per Shanghai. Questa sera ci sarà il nostro volo per Shanghai. Questa qui, raga, è tutta la fila del check-in che dobbiamo fare. Cioè, parliamo di 1 chilometro di fila, già. Ma io la farò, non mi interessa, io la farò. Vabbè, però per adesso andiamo a mangiare qualcosa perché sono stremato. E il viaggio ancora deve iniziare. E così dopo 2 ore di fila riusciamo ad imbarcare le nostre valigie. E abbiamo i biglietti. Io sono troppo carica, andiamo. Ma va che figo, cioè già da qua si capisce che stiamo andando in qualcosa di cinese, tutti sti segni. Non si capisce niente, vabbè. Quando si fa un viaggio internazionale si è sempre super in ansia, raga, ma questa volta è ufficiale, si parte. Il nostro volo sarebbe stato 8 ore dopo e per riuscire a passare tutta la giornata in serena tranquillità avevamo preso la lounge, quindi ci eravamo seduti, sdraiati, avevamo mangiato e addirittura avevamo dormito. Ma pensate che i problemi in un'avventura di Crazy Mad non esistevano? Beh, vi sbagliate. Ragazzi, un casino, è successo un casino. Come vedete, il nostro volo era quello delle 20:15 per Shanghai, che è stato spostato alle 22:10. Regà, oltre 2 ore di ritardo. No, io non voglio perdere l'aereo. E questo è il problema più grande. Purtroppo con questo ritardo di oltre 2 ore non riusciremo a prendere il prossimo volo per Tokyo e saranno cazzo amari. Abbiamo già chiesto alla compagnia, ci ha detto che purtroppo è un ritardo dovuto a problemi tecnici e non sanno che fare. Saremmo dovuti arrivare a Shanghai il giorno dopo, verso l'1. E il nostro volo sarebbe partito alle 3. Ma con questo ritardo di oltre 2 ore saremmo arrivati alle 3, proprio nell'orario esatto in cui sarebbe partito l'altro volo. In sostanza non avevamo possibilità di riuscita e quasi sicuramente avremmo perso il nostro volo. In ogni caso ora sono le 21:35. Regà, come va? Va, intanto andiamo a Shanghai, poi si vedrà, non lo so. No, io non lo voglio perdere questo aereo, dobbiamo fare di tutto per Giada, se arriviamo là che mancano 10 minuti e parte l'altro volo, cioè che devo fare? Ci dobbiamo provare. Raga, non è che possiamo fare i supereroi. Cioè, arriviamo là e 10 minuti dopo parte l'altro aereo. Cioè, è impossibile riuscire a farcela. Dobbiamo sperare soltanto che l'aereo anticipa. Praticamente sì. Che scelta prendere in questi casi? A, restare a Roma, perdere tutto il volo e provare a chiedere un rimborso? Oppure B, provare ad andare in Cina e rischiare di rimanere bloccati là? Sicuramente è una scelta molto difficile, ma una cosa era certa: noi volevamo andare in Giappone. 12 ore di volo da Roma fino in Cina. Un'esperienza così unica ma altrettanto pesante. Questa è la situazione, regà, il viaggio sembra infinito, le ore non vogliono passare più, siamo stanchissimi. Come vedete stiamo praticamente attraversando tutto il mondo, regà, cioè sono troppe ma troppe ore di aereo. E tra cibo e stress vario eravamo finalmente arrivati. Appena arrivati a Shanghai, ragazzi, abbiamo appena perso il volo per Tokyo. Inizia malissimo sta roba. Sorry. Che cazzo. Abbiamo appena parlato con quello là della compagnia, ci ha appena detto, raga, che non ci daranno un nuovo volo, quindi adesso dobbiamo capire. Ci hanno detto che dobbiamo andare subito alla biglietteria a chiedere un nuovo volo. Boh, non ho capito un cazzo, anche perché qua non parlano bene l'inglese. Quello sì. Chiediamo informazioni e il tizio ci dice di fare una fila chilometrica. Forse abbiamo speranza, dobbiamo andare in questo ufficio e ci daranno un altro volo, magari con un'altra compagnia. Perché con la nostra compagnia, regà, non ci sono più voli, adesso vediamo. Appena passato il controllo passaporti, la situazione è questa: ci hanno ridato un volo per domani mattina alle 9. Quindi ci toccherà stare praticamente tutta la notte in aeroporto a Shanghai. L'importante è che però domani partiamo.
Addirittura, raga, la compagnia che abbiamo preso ci ha dato anche un hotel, in teoria. Che dovrebbe essere, tra l'altro, al primo piano. Speriamo però qua. Speriamo che sia buono. Sì, non si capisce un cazzo, cioè. Come ci arrivo in hotel, boh. Come si dice, la speranza era l'ultima a morire. Al di là che dovevamo restare tutta la notte in aeroporto, dovevamo guardare il lato positivo. L'indomani saremmo stati a Tokyo e quindi dovevamo sopravvivere solamente 15 ore. Così abbiamo seguito questo tizio strano che ci ha fatto entrare in un autobus e ci ha sbarcato direttamente in hotel. Lì ci hanno dato una porzione di cibo a testa ed una camera. Ma che cazzo è? Vongole. Ma finalmente diventa giorno e il momento, si va a Tokyo. Non sembra vero, Tokyo. Raga, 48 ore di viaggio per essere qui davanti a noi, Tokyo, Narita. Quando io non ci credo che tra 2 ore e mezzo saremo a Tokyo. Credici, perché è vero. Un viaggio infinito, 4 aerei diversi, oltre 50 ore di viaggio e stress. Ma finalmente la nostra meta tanto amata era lì. Tokyo! Arrivando! Entriamo subito nell'aereo e già notiamo qualcosa. Si sente già l'odore di giapponese, lo senti? Cioè, proprio. Io già sento il sushi, no, a parte gli scherzi. E senza perdere tempo, siamo partiti con questi tizi strambi che ci salutavano. Ma secondo voi le cose potevano andare per il verso giusto? No, che non ci da fare. Ma mi spieghi perché tra tutte le valigie questa qui è la tua ed è aperta? Ma com'è possibile, ragazzi? Mi è scoppiata la valigia. Già, dai, io vorrei capire. Ma ti è esplosa praticamente. No, ma secondo me l'hanno aperta. Cioè, impossibile. Ah, è proprio esplosa la... Ma adesso fermi. Eravamo finalmente a Tokyo, in Giappone. Abbiamo velocemente posato le valigie in hotel e ci siamo diretti in centro città per vedere la bellezza di questa città. Signori, non ci sto credendo nemmeno io. Ma dopo 2 giorni e mezzo, tra voli persi, sfighe e problemi, siamo ufficialmente arrivati a Tokyo. Una città incredibile, super particolare, piena di insegne e cose super giapponesi. Raga, ero emozionato per quanto fosse bella quella cavolo di città. Non avevo mai visto qualcosa del genere. Tutto quello che avevo visto nei cartoni animati, negli anime sin da bambino, erano là. Le strade, le luci, raga, è tutto veramente, ma veramente magico. Cioè, qua sembra di stare realmente dentro un cartone animato. Ogni cosa in questa città, raga, è veramente, ma veramente tanto particolare. A partire dalle auto, i negozi, tutto. Sono le 11 di sera e credo serva l'occhiale da sole, raga, per quante luci ci sono. Raga, ho sempre sognato di venire qua e per adesso mi sembra di stare in un sogno. È fantastica come città e ci sono ristoranti di sushi ovunque. Io ho viaggiato tanto, ma credo che Tokyo sia una delle città più belle al mondo, cioè. E siamo appena venuti. Esatto, cioè siamo appena arrivati, raga, ma già spacca. Ma volete sapere come ha reagito Giada dopo aver visto per la prima volta Tokyo? È scoppiata a piangere. Cioè, per me è incredibile essere qua. È veramente bella questa città. Cioè, mi viene da piangere perché mi emoziona troppo. L'ho sempre sognato venire qua. Oh mio Dio, grazie mille. Ma stai piangendo? Non ti preoccupare. Ragazzi, Giada si è emozionata perché l'ha sempre vista nei manga, nei film. E ora non ti preoccupare. Grazie mille, hai realizzato il mio sogno. Non ti preoccupare, Giada, è tutto vero. Siamo a Tokyo. A questo punto, che dire, aspettatevi tanti contenuti qui dal Giappone, da Tokyo. Preparatevi perché usciranno video fuori di testa. Per oggi le nostre avventure terminano qua. Ma preparatevi perché nelle prossime settimane vedrete qualcosa di incredibile. Da Tokyo, dal Giappone, dai giapponesi e da Crazy e Giada, oggi è tutto. E così abbiamo continuato passando una semplice serata giapponese. Tra snack vari e passeggiate per le vie di Tokyo, si erano fatte le 2 di notte.